Buongiorno Gioia, buongiorno, benvenuti nel Micesso. Come sempre, altro tutorial insieme, ci prepariamo insieme. Spero di poter caricare velocemente questo video e lasciarvelo fino a giovedì che non ritorno. Poi c'ho da fare, ora non so se ce la faccio, lo faccio là, a Castellazzara della mia nonna. C'ho da fare due video tag. Uno, la dimostrazione di come si mettono questi. Questo è un video normale, non un video tag. Di come si mettono i birilli qui, i wuster. E l'altro volevo fare, l'ho visto. Sul canale di Mary, Baby Mary Chanel mi sembra si chiami, avevo visto il video tag dell'estate, I love summer. Allora io avevo fatto anche quello di primavera, I love spring, e quindi mi piaceva fare anche quello lì dell'estate, insomma. Siamo a fine estate, oggi è il 1° di settembre, mese che io odio per varie ragioni. Il 2 di settembre mio babbo si è sentito male, il 17 è morto, quindi immaginatevi che bel mese che è settembre per me. Comunque, vabbè, bando alle ciance. Allora, il prossimo giovedì, quando torno, faccio questo video tag I Love Spring. Se non ce la faccio a farlo là a Castellazzara, se ce la faccio, lo carico là, lo faccio là e poi lo edito qui a casa, perché c'ho a casa tutte le mie cose, tutte le mie cosine qui. Insomma, lascio qua il computer, quindi là avrò solo il cellulare. E se mi seguite su Facebook oppure su Instagram, così vedete insomma tutte le mie novità lì, ecco. Altrimenti per YouTube, scusate un attimo, chi è? Ecco. Vengo, quasi fatto. Se mi seguite su YouTube, dovete aspettare un attimino, ecco, che ritorno. Va bene ragazze, vi lascio subito al tutorial. Non è molto chiacchiereccio perché oggi ancora sono sotto influenza, ho preso la tachipirina, sto molto meglio, però ancora, speriamo passi più veloce. La voce è ritornata, il raffreddore ancora c'è e non si sente. Ho fatto questo tutorialino sui toni del marrone, rosa e come si chiama? È dorato. Vi lascio al tutorial. Ciao belle. Buon settimana, buon inizio settimana per chi torna al lavoro, per chi torna a scuola. E le mie figliole torneranno al lavoro, sono già arrabbiatissime, infatti hanno già guardato, dice mamma quanto c'è le prossime ferie. Un bacione. Eccoci qua, Gioia, ancora tutta febbricizzante, ancora tutta. Vabbè, dai, iniziamo subito a lavorare. Madonna, come mamma sta così? Mi metto due becchi così nei capelli, così non mi danno noia. Claudia mi ha portato le mollettine, ce l'ho di là, bisogna che prendermeli e me le sistemo. Mi sono fatta anche una doccettina a vedere se mi passava, ma nulla, sono sempre. Allora, ho già passato la mia cremina di base, vado a prendere il fondotinta. Allora, il fondotinta, ho portato questo qua, il matte, lo sapete, quello nuovo della Kiko, e lo vado a mettere con le mani questa volta. Aspetta, bisogna che giro sullo specchio perché mi sono fatta le ciglia, mi sono fatta un po' di baffetti e l'avevo messo dalla parte quella un pochino più grossa. E quindi Leo, scusate un attimo. Ecco qua. Allora, fondotinta è messo. Ora mettiamo un pochino di correttore in queste occhiaiette. Uso questo di Kiko. Allora, vado a prendere un pennellino di questi da fondotinta, prendo questo di Zoeva e anche qui, siccome c'è questo bucone nel mezzo e si prende male laterale, allora lo vado a prendere con il pennellino e almeno consumo il prodotto fino alla fine senza dover buttare via rame e pedone, insomma, ecco. Ecco qua. Allora, sai che me lo metto anche qua, una mollettina. Ecco
via. Allora, oggi si torna a Castellazzara, io e Leo, è domenica e ci rivediamo giovedì. Ok, prendo la mia sciprina della New York Color e inizio a passarla sulla faccia. Oggi faccio scareggio, si dice qui da noi. Fa un po' schifo, so, sempre mezza influenzata. Stamattina avevo la febbre nuovamente. Ieri sera mi era salita talmente tanto che nemmeno al computer sono stata. Sono andata a letto direttamente proprio da quanto ero corta. Allora, oggi per fare il contouring prendo questo blush di Kiko che è della collezione non si legge più, Ailurin Print, vabbè, Ulticolor bronzer, boh. Insomma, è questo qua a tre colori. Allora prendo un pennellino da contouring e inizio a Allora, inizio a passare con un pennellino piatto tutta la parte bramobile. Allora vado a prendere questo di Zoeva e inizio a passare questo colorino qua, che è la parte più chiara, su tutta la palpebra mobile e sotto l'arcata sopraccigliare. Allora inizio. È molto bello questo ombrettino, è shimmer e mi piace tantissimo. Ecco qua. Adesso vado a prendere un pennellino un pochino più piccolino, penna, e lo passo su tutta la palpebra mobile. Facendo una V, vedete? E il trucco sopra gli occhi è finito. Adesso prendiamo, io ho fatto cascare giù anche un macello, ho fatto. Adesso prendo una matita. Prendo questa della Rivel e la passo dentro l'occhio. Più che altro la passo a bordo occhio perché ho gli occhi stamattina, mi fanno i capricci. Adesso vado a prendere l'eyeliner. La sigaretta si è spenta. Allora, prendo l'eyeliner. Scusate un attimo. Allora prendo l'eyeliner questo di Pupa. Allora, siccome a me non mi piace lo spazzolino che c'è dentro perché è quello lì con il feltrino, a me mi piace con il pennellino. Allora vado a prendere il pennellino questo qui di Zoeva e me lo faccio con questo, la righina di eyeliner. Ok, vediamo se facciamo qualche danno, eh. Ecco. E dopo faccio la codina in fondo, eh. Ora
sappiano. Adesso Invece faccio con così. Lo scovolino questo qua della, come si chiama, della pupa, proprio quello in dotazione, vado a fare la codina in fondo, eh. Adesso andiamo a prendere le ciglina finte. Una. E due. Che io alla rovescio non ci riesco mai a metterle. Ok. Allora. Allora, intanto che si asciugano, sulle labbra vado a mettere questo super gloss della Kiko, tutto pieno di brillantini di glitter. Cosa che io odio, super gloss. Però ogni tanto li metto, ecco. Per praticità, perché? Ok, adesso vado a prendere un mascara. Allora, prendo questo di Bottega Verde. Ecco qua. E il trucco è finito. Ciao, alla prossima.